Cari amici, bentrovati e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. Palazzo di Giustizia e uffici dell'ex pretura di Catania evacuati stamani per un falso allarme bomba. Sono intervenuti gli artificieri che non hanno trovato nulla. Sentiamo Rosaria Rinaudo. C'è una bomba pronta ad esplodere. La telefonata anonima al 113 prima delle 9 stamane ha generato il caos a Palazzo di Giustizia di Catania. Una segnalazione falsa, si capirà nel corso della mattinata, giunta da un'utenza neutra sulla quale adesso si indaga. Intanto sono subito scattate le operazioni di messa in sicurezza. Evacuato il tribunale, decine e decine di addetti e cittadini si sono ritrovati nel piazzale antistante. Chi era all'interno del palazzo a rischio è stato invitato ad allontanarsi. Personale, magistrati, avvocati. Il racconto di un dipendente. C'era tranquillità o molta paura? No, fortunatamente diciamo, è stato gestito con competenza e il personale debitamente diciamo informato con calma, ma anche l'utenza stessa che in quel momento, ripeto, stava iniziando a crescere il muro, sono riusciti ad evacuare con calma il palazzo. Sul posto gli artificieri, l'unità cinofila a caccia dell'ordigno segnalato, carabinieri, polizie, guardie di finanza ed una squadra di vigili del fuoco pronti ad intervenire, blindata anche la sede dell'ex pretura di Via Crispi, ma dopo un paio d'ore l'allarme per la temuta esplosione rientra, resta la paralisi del traffico nella zona, le ripercussioni sull'attività giudiziaria, nonostante l'astensione dei penalisti contro la riforma fino al 14 aprile. È arrivata, cosa ha saputo? Eravamo tutti fuori, che era stato evacuato, l'avevo letto anche, l'avevo visto su internet, era stato evacuato tutto il palazzo, ma null'altro di specifico. Cercheremo di capire cosa accadrà con tutte le udienze che dovevano esserci, c'erano alcune alle 9, alcune alle 10:30, altre alle 11, quindi bisogna capire adesso cosa accadrà. Oggi ci sarebbe stata l'astensione delle camere penali, no? Quindi non lo so, ma quello che succede. Quindi magari chi vuole interrompere l'attività trova un argomento facile per ottenere il blocco di tutto, voglio dire. E pare che quanto accaduto non abbia nulla a che vedere con la visita oggi a Catania del ministro della Giustizia Orlando. L'incontro infatti era in programma e si è svolto in una scuola di Librino. Si riparta da zone come queste, ha detto l'esponente del governo che è anche candidato alle primarie del PD. Giornata catanese per il ministro della Giustizia Andrea Orlando, che stamani a Catania ha partecipato a un'iniziativa organizzata all'Istituto Pestalozzi di Librino, Giustizia e Legalità, il tema affrontato dal candidato alle primarie, proprio dove la mozione Orlando ha avuto una delle percentuali più alte d'Italia. Sono convinto che istituzioni politiche abbiano il dovere di partire proprio dalle zone come questa, Librino, dove sono maggiori le difficoltà. Così io credo si difende anche la tenuta democratica, perché l'idea che ci siano zone tagliate fuori dal contesto sociale e civile è anche il presupposto per un indebolimento della tenuta democratica. Quanto al congresso del Partito Democratico sul duello con Renzi, specie in Sicilia, il ministro ha detto. Purtroppo non è così da tutte le parti, però credo che ci sia un'attenzione significativa. Credo che sia anche il frutto del fatto che c'è una critica a un assetto notabilare del partito che ha difficoltà a costruire un rapporto, un'interlocuzione con la società siciliana, e penso che l'idea di un partito che riconquisti appunto una sua dimensione popolare abbia fortissime ragioni e fortissimi legami con le domande siciliane. Aggredisce il padre settantenne e la vicina di casa di 80 anni intervenuta per placarlo. È accaduto in via Gustavo Vagliasindi a Catania, nei pressi di piazza Michelangelo, arrestato dai carabinieri. Un 45enne è già sottoposto alla libertà vigilata. È stata la madre chiamando il 112 a chiedere l'intervento dei militari che dopo una violenta colluttazione sono riusciti a bloccare l'uomo. Fa discutere l'immagine scelta per l'app del governo per presentare il G7 di Taormina. Ecco la foto che ha suscitato tante polemiche. Francesco La Rosa.
Tra breve l'inizio del G7 a Taormina polarizzerà l'attenzione internazionale e intanto scoppia una polemica sulle immagini che vengono distribuite a giornalisti stranieri in questi giorni dall'app governativa dedicata a chi si accredita alla G7 di Taormina. L'immagine scelta è una fotografia a colori in cui si vede un giovane con la classica coppola e una sigaretta pendente dalle labbra che con lo sguardo da maschio perfettamente latino guarda una giovane dai capelli neri e gli occhi bassi. Una scena insomma che ricorda molto da vicino immagini già viste nel film Il Padrino. Sui social scoppia una vera e propria rivolta. Indignato anche il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Giovanni Ardizzone, che annuncia già di chiedere alla presidente del Consiglio Gentiloni di ritirare immediatamente la foto che pubblicizza il G7. Secondo molti la foto mostra un'immagine ormai stereotipata della Sicilia, cucita addosso ormai da tempo all'isola. Insomma, il G7 deve ancora cominciare e in attesa che nella perla dello Ione arrivino i grandi del mondo, si accendono le polemiche a partire dall'immagine che individuerebbe il summit mondiale. La direzione investigativa antimafia di Catania, su richiesta del prefetto di Siracusa Giuseppe Castaldo, ha diretto e coordinato l'accesso ispettivo in un cantiere dove sono in corso i lavori appaltati dal comune della città retusea per la ristrutturazione di un edificio scolastico. Il controllo della DIA è finalizzato a prevenire le infiltrazioni mafiose nei cantieri, l'assetto societario dell'impresa, i rapporti contrattuali, le maestranze identificate ed i mezzi d'opera individuati saranno oggetto di accertamenti e riscontri. Nuova spettacolare eruzione dell'Etna, pienamente operativo al momento l'aeroporto Fontanarossa. L'Etna torna protagonista. Da ieri si è riattivata la bocca eruttiva a quota 3.000 metri, con una nuova colata di lava sommitale. Gli esperti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania hanno individuato la riattivazione della bocca eruttiva posta alla base meridionale del nuovo cratere di sud-est ad una quota di circa 3.010 metri. La stessa colata, ben visibile soprattutto ieri nelle ore serali, prosegue in direzione sud. L'ampiezza del tremore vulcanico si è invece stabilizzata su valori piuttosto elevati. La situazione è in continua evoluzione e è monitorata costantemente dai vulcanologi dell'INGV. Il nuovo braccio lavico ha dato vita ad una sorta di sella che unisce il vecchio con il nuovo cratere di sud-est. Al momento non si segnala una situazione di pericolo, ma secondo i rilievi effettuati, il vulcano sta rilasciando una notevole dose di energia. Al momento nessun problema per l'aeroporto internazionale di Fontanarossa a Catania, che rimane pienamente operativo, anche perché non viene segnalata emissione di cenere. La situazione complessiva comunque dell'Etna resta sotto stretta osservazione nella valutazione dei possibili successivi sviluppi. Torniamo ad occuparci adesso dell'ospedale di Giarre. Ieri l'incontro con l'assessore regionale alla salute Gucciardi, presa coscienza della reale situazione, ha affermato il sindaco Danna, partiti due pullman che hanno raggiunto il capoluogo della Sicilia. Il giorno successivo all'incontro del sindaco di Giarre, accompagnato da una delegazione composta dal sindaco di Piedimonte e da numerosi consiglieri comunali del comprensorio Ionico Etneo, con l'assessore regionale alla sanità Gucciardi e il dirigente dell'assessorato, si tirano le somme e si valutano le risposte. Dato certo, non esiste alcun documento che, mettendo nero su bianco, porti differenze rispetto al passato o faccia ben sperare per il presente. Di positivo c'è la presa di coscienza da parte dell'assessore della realtà logistica del territorio di Giarre, che sconosceva, e del suo hinterland, oltre alla realtà geomorfologica di un territorio che risente, è stato detto, delle situazioni legate a movimenti tellurici e a scivolamenti continui di faglie molto attive che spesso potrebbero interrompere anche il collegamento col porto soccorso dell'ospedale di Acireale. I tempi di eventuali miglioramenti però avverranno o potrebbero avvenire dopo la ufficializzazione della riforma sanitaria attraverso i decreti assessoriali e quelle che sono poi le delibere da parte delle ASP provinciali. Quindi aver spiegato questo, aver dimostrato carte alla mano qual è la realtà morfologica del territorio, le faglie che attraversano e che dividono un po' il territorio di Giarre da Cireale con tutte le problematiche che potrebbero emergere, tutte le difficoltà di collegamenti, e pensare come praticamente Giarre da Cireale sono vicine ma a Cireale e Catania lo è a maggior ragione, mentre rimangono lontane in realtà come lingua glossa, Castiglione, Piedimonte, ecco, tutto questo credo che sia stato ben recepito dall'assessore regionale. Positiva l'impressione ricavata dal sindaco nella qualità di cittadino giarrese. Adesso si svesta dai panni di sindaco e parli come cittadino, quale sensazione ha avuto?
La mia sensazione è stata positiva, a maggior ragione da cittadino, perché intanto devo dirle da cittadino orgoglioso di essere stato insieme a tanti altri colleghi delle istituzioni, al comitato, alle associazioni, a tanti cittadini che per la prima volta insomma, hanno voluto testimoniare e dimostrare con una presenza e un impegno fisico questa volontà di voler ottenere qualcosa per questo territorio. Vertenza Polizia Municipale di Aci Sant'Antonio, contestate inadempienze sulla gestione e la sospensione di due precari. Incontro in prefettura, ha partecipato anche il primo cittadino Caruso. È approdata in prefettura stamane la vertenza della Polizia Municipale di Aci Sant'Antonio, in stato di agitazione da settimane. Presenti al tavolo chiesto dai sindacati, il primo cittadino accompagnato da un legale esterno del comandante dei vigili urbani ricevuti dal viceprefetto Domenico Fichera. Diverse le rivendicazioni messe nero su bianco su contratto, sicurezza e spettanze, ma il malessere generale si è aggiunta alla vicenda dei due vigili urbani precari, Carmelo Laspina e Maria Grazia Magri, sospesi con delibera di giunta dallo scorso 1° aprile. Così il sindaco Santo Caruso a margine del vertice. L'atteggiamento adesso quale sarà dell'amministrazione, la volontà nei confronti di questi due precari? La volontà è esplicita, noi non, proprio per nell'atto che abbiamo fatto, la sospensione purtroppo è una sospensione cautelativa dettata da un provvedimento, da un parere del Consiglio di Stato che purtroppo ci condiziona e ci induce a fare questa scelta. Ovviamente noi stiamo continuando con tutte le azioni di tutela e soprattutto di rivalsa, perché è giusto che questi due lavoratori possano mantenere il posto di lavoro. Abbiamo fatto la richiesta di nuovo al Ministero per essere autorizzate per la prosecuzione. Abbiamo avuto anche la disponibilità oggi della Prefettura, che si farà anche garante di questa nostra azione che stiamo facendo. Abbiamo fatto anche un'azione con fronte alla Regione Sicilia. I due lavoratori sospesi dal servizio, Carmelo Laspina e Maria Grazia Magri, precari storici dell'ente, si ritrovano di colpo nel limbo con famiglia al seguito, senza contare i problemi di sottorganico del corpo, così come in tutti i comuni. Eppure nell'isola sono 800 i precari degli enti locali che oggi svolgono funzioni di polizia municipale. Non risolutivo ma quasi positivo l'avvio di un confronto, dice il segretario del SIPOL. Perché è accaduto ad Aci Sant'Antonio e negli altri comuni in dissesto no? Ma guardi, lì una risposta in verità non gliela posso dare, cioè non gliela so dare, ma credo che comunque l'ente abbia le sue, come dire, ragioni dal punto di vista economico, però dalle carte che abbiamo visto qualche defaianza nell'esporre il problema al Ministero secondo noi c'è stata, perché c'è stata una cattiva interpretazione relativa al profilo e al contratto dei due colleghi contrattisti. Rischiano il licenziamento? Credo di no, però i tempi sono, ripeto, sono lunghi. Percorso tattile e semafori per non vedenti in Corso Italia ad Acireale, la soddisfazione dei responsabili dell'associazione 104 Orizzontale. Sentiamo Salvo Cuturi. Completati i lavori di installazione dei semafori per non vedenti, corredati di attraversamento pedonale tattile in un tratto di Corso Italia all'altezza del Palavolca, una struttura sportiva in cui parte dei locali è stata assegnata all'associazione 104 Orizzontale, la Olus che si occupa di disabilità. L'impianto semaforico dotato di sensori acustici azionata e chiamata dai non vedenti con tanto di percorso tattile è l'unico presente in città, che ha una popolazione di quasi 60.000 residenti. Si tratta del primo vero intervento di abbattimento delle barriere architettoniche degli ultimi 10 anni in città, su pressione esercitata dal presidente dell'associazione Rosario Grasso, non vedente che da sempre si batte per i diritti dei diversamente abili, costretti a convivere con le difficoltà del quotidiano e l'inciviltà di coloro che, per esempio, parcheggiano la propria auto a ridosso delle scivole dei marciapiedi, impedendo di fatto l'accesso alla carrozzina dei disabili. Il costo dell'opera, 30.000 euro, finanziato interamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, grazie ad un bando mirato cui il Comune di Acireale ha aderito nel 2015, contribuirà alla piena fruizione del centro sportivo e dell'adiacente piazzale del Combe, divenuto negli anni tra i luoghi di aggregazione sociale tra i più frequentati della città e per questo motivo oggetto di interventi di adeguamento architettonico a sostegno di persone con problemi motori. Il tratto di Corso Italia, in corrispondenza dell'impianto semaforico intelligente, resterà chiuso al passaggio delle auto per tutta la giornata odierna per consentire la perfetta adesione con selciato del tappeto sensoriale che attraversa da un capo all'altro la carreggiata stradale, la soddisfazione del presidente Saro Grasso dell'associazione 104 Orizzontale. Io ringrazio l'amministrazione di quello che sta facendo, perché l'ha detto dal primo giorno che andava a fare
questo semaforo per i non vedenti, ma nello stesso tempo allora mi ricordo che c'era l'assessore Pietro Paolo, in cui allora Pietro Paolo ci aveva garantito che veniva fatto questo lavoro e è stato fatto. L'unica cosa che io chiedo anche all'amministrazione è di andare a rivedere un po' il lavoro fatto, dove secondo me è anche meglio fare una scivola in modo che non si fanno due semafori per i disabili, uno più avanti e uno più indietro per attraversare una strada. Questo semaforo benissimo si può utilizzare per tutte le categorie, ma anche per la vecchietta che attraversa la strada, perché ripeto a dire, la scivola è importantissima, basta mettere un percorso per non vedenti dove far capire che c'è la scivola, il non vedente scende benissimo, passa dalla scivola senza avere nessun problema. E senta, per quanto riguarda le barriere architettoniche, certo questo è un passo importante, ma c'è ancora molto da fare in questa città. Eh sì. Però se partiamo così e vogliamo fare, noi come Associazione 104, che è una categoria di tutti i tipi di disabilità, che diciamo che l'associazione è stata creata da noi disabili, noi saremo ben disposti con l'amministrazione di collaborare e a dare il nostro contributo. E ad Acireale si parlerà di rischi a 360 gradi per i cittadini. La serie di incontri con esperti è stata stamani presentata. Sentiamo. I rischi reali di una comunità di riferimento, il progetto illustrato alla stampa stamani dal presidente del Lions Club Mario Pavone e dal presidente del Centro di Documentazione di Ricerca e Studi Antonio Pogliese. Clima, architettura, zootecnica, ambiente, rischi sui luoghi di lavoro e degli eventi naturali, temi che verranno dibattuti nel ciclo di incontri fissati durante tutto il mese di maggio in città, con il contributo di studiosi e ricercatori dei vari format calendarizzati dal Lions sezione di Acireale. Noi come Lions Club Acireale pensiamo che l'attività di servizio che è propria della nostra associazione non debba consistere esclusivamente in attività di solidarietà e benefiche, ma anche se non soprattutto nell'informazione. Quindi crediamo che il nostro ruolo sia quello di veicolare informazioni e conoscenze a beneficio della collettività, sollecitare la riflessione della collettività su temi attuali. In quest'ottica ci siamo trovati perfettamente in sintonia col Comune di Acireale, nella persona del Sindaco, e con il Centro di Documentazione, Studi e Ricerche sulla Cultura dei Rischi, e quindi abbiamo pensato con loro di organizzare un ciclo di conferenze su questi temi focalizzato sulle specificità della nostra comunità. Analizzare e approfondire aspetti di vissuto sociale nei vari ambiti allo scopo di finalizzare interventi mirati a tutela della comunità tutta. Un progetto articolato che contestualizza i rischi legati al territorio, come spiega Antonio Pogliese, presidente del Centro di Documentazione a capo della ricerca. Questa serie di eventi quindi ripercorre l'esigenza di questo approfondimento. Si inquadra nell'attività culturale del Comune di Acireale, che ha promosso degli incontri culturali su materie umanistiche, ed è coerente con il ruolo dei Lions, che si impegnano nell'ambito della società civile in una prospettiva di sussidiarietà. Il convegno ha catturato l'interesse dell'amministrazione comunale. L'amministrazione chiaramente condivide pienamente, diciamo, questa proposta, la fa sua. Nel mese di maggio e anche più in là ci saranno appunto diverse conferenze che riguarderanno la cultura del rischio e chiediamo, anzi invitiamo tutti a partecipare, perché è importante conoscere i vari rischi presenti appunto nel nostro territorio. E poi ci sono i rischi connessi all'uso di droghe. Una problematica che riguarda in modo particolare i giovani, se ne è parlato oggi a Giarre nel corso di un incontro tenuto dai carabinieri. In tutti i settori della vita quotidiana è sempre più importante l'opera di prevenzione e di informazione capillare, che permette ai cittadini di avere una coscienza civica, la quale porta ad evitare danni sia alla salute dei singoli che alla vita della collettività.
Ben vengono quindi gli incontri che i rappresentanti delle forze dell'ordine tengono nelle scuole sia pubbliche che private, cui si riferiscono le immagini, utili a conoscere i rischi legati all'uso delle droghe e a quelli dello sballo, non meno pericoloso per i giovani, in particolare per l'incolumità del nostro fisico. Il comandante della compagnia dei Carabinieri di Giarre, il capitano Luca Leccese, si scommette in prima persona nel compito di informare adeguatamente i rischi cui si va incontro nel consumare sostanze stupefacenti, sia cosiddette leggere che pesanti, alla base delle quali c'è sempre il rischio della dipendenza e della conseguente escalation nell'assunzione, oltre a quello che comporta una situazione di questo genere, perché si commettono dei reati e si ha una qualità della vita che non è quella più normale da vivere con i propri coetanei, e nello stesso tempo si forniscono fondi in maniera abbondante alla delinquenza organizzata, la quale poi riutilizza questi fondi a suo uso e consumo, non certo per creare lavoro o per migliorare la qualità della vita in generale della società. Non ci sono altre notizie, termina qui questa edizione del telegiornale che potrete riseguire su internet, sul nostro sito all'indirizzo raitv.it e sulla nostra pagina Facebook. Vi lascio adesso al meteo e poi alla programmazione della rete. Grazie per averci seguito sin qui e a tutti voi buon proseguimento. Il meteo è offerto da... Il centro analisi SAIM del dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di via Marchese di San Giuliano 21, Aci Reale, vicino alla biblioteca Zelantea. Centro analisi SAIM del dottor Antonino Di Carlo. Apertura laboratorio prelievi tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Centro analisi SAIM, via Marchese di San Giuliano 21, Aci Reale. Per info 095 60 48 83. Di mercoledì 12 aprile 2017 sulla Sicilia splenderà il sole un po' dovunque, soltanto nell'entroterra potrebbe verificarsi qualche temporale lieve. Le temperature previste tra minime e massime sulla zona ionico etnea oscilleranno tra una minima di 12 e una massima di 22. Il meteo è offerto da... Il centro analisi SAIM del dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di via Marchese di San Giuliano 21, Aci Reale, vicino alla biblioteca Zelantea. Centro analisi SAIM del dottor Antonino Di Carlo. Apertura laboratorio prelievi tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Centro analisi SAIM, via Marchese di San Giuliano 21, Aci Reale. Per info 095 60 48 83.